questa si annuncia una serata piuttosto densa. Il film, intanto, L'Arminuta, è un film importante, tratto da un romanzo di Donatella di Pietrantonio, che è una storia davvero ricca e carica di senso e di significati, quindi meriterà tutto il tempo sia della visione ma anche un pochino della preparazione nella breve intervista che precederà la proiezione. Però non parliamo solo del romanzo, parliamo anche di un film, perché appunto qui siamo in modalità cinema all'aperto e un film si può raccontare da tanti punti di vista e da tanti punti di osservazione. Prima di lasciare lo spazio a chi più e meglio di me può raccontarvi questo film e alcuni mestieri, alcuni ruoli nei cinema molto importanti, lo farà tra un po' Claudio De Pasqualis con i suoi ospiti, a me piaceva dare una connotazione un pochino più locale a questo film. L'Arminuta è stato infatti girato in larga parte nel territorio della provincia di Rieti, in modo particolare a Montopoli, a Fara Sabina e alcune scene anche al Terminillo, uscendo un po' da quello che può essere il cliché anche un po' macchiettistico, però una troupe così importante che arriva in un paese davvero può fare la differenza, si fa notare e può cambiare anche abitudini e consolidate. E stasera abbiamo qui a raccontarci brevemente quello che è successo nell'ottobre del 2020 a Montopoli Sabina, il sindaco di Montopoli, che è Andrea Fiori, che chiamo qui sul palco. Siamo molto contenti di averti con noi, perché di nuovo è un po' un tentativo che facciamo di avvicinare un po' il territorio al capoluogo, alla città. Che cosa è successo a Montopoli nell'ottobre del 2020? Grazie innanzitutto, buonasera a tutte e tutti. Ma è successo che quando sono arrivati, insomma, a presentarci questa possibilità per il nostro territorio e chiaramente insieme per il loro lavoro, ci è sembrato tutto molto surreale, quindi da subito, immaginate, in piena era Covid, con tutte le restrizioni che c'erano, le preoccupazioni anche di noi sindaci verso tante persone che si concentravano, devo dire ovviamente con tutte le dovute precauzioni del caso, però è stato sicuramente disarmante, perché ci ha portato improvvisamente nei nostri centri storici, nel nostro territorio, tantissime persone che si avvicendavano, insomma, in vari ruoli. E è stato sicuramente bellissimo vedere tanti bambini e bambine e persone del luogo, insomma, partecipare. Fatto anche il casting, cioè hanno scelto anche persone del posto, e poi che scene hanno girato a Montopoli? Assolutamente sì, hanno scelto moltissime persone di Montopoli, dai più piccoli ai più grandi, sono stati fatti giornate di casting proprio dentro al nostro centro storico, molto partecipate, quindi c'era tutta una improvvisa volontà di tantissime persone di diventare in qualche modo protagonisti, seppur per alcuni frammenti di secondo anche di alcune scene. Le scene che hanno girato in realtà sono alcuni esterni chiaramente delle case, altri interni delle case, quindi fanno notare di meno che si tratti di quello, e una parte, però non so se lo posso dire perché non l'hanno ancora visto, comunque una parte della giostra, diciamo quella relativa alla giostra, che poi si vedrà. Vabbè, quella si vede perché sta anche nel trailer, per cui non svegliamo niente. E, quanto è durato tutto questo? Quanto è andata avanti questa situazione? Ma se non ricordo male circa 2 mesi, poi posso essere smentito, ma mi pare 2 mesi, ottobre e novembre 2020, scusate. Ed è stato veramente bello, e ricordo una cosa molto particolare, che tantissimi ragazzi e ragazze, più piccoli soprattutto, che come me d'altronde non avevamo mai visto tutto il funzionamento, diciamo, dei professionisti che lavorano in questo settore e che dietro le quinte poi fondamentalmente costruiscono lo spettacolo, ed è stato veramente molto interessante e entusiasmante, quindi tutti stavano lì a cercare di capire come funzionava, e molti si sono portati dietro il desiderio di fare questo mestiere da grandi, che secondo me è un'ottima opportunità. Quindi mi sembra che hanno veramente fatto quello che bisognerebbe sempre fare, no? Un po' contaminarsi, un po' mescolarsi, e quindi anche attirare attenzione e tutto. E a questo punto
molto più e meglio di me può accompagnarvi in questo viaggio ancora di migliore avvicinamento al mondo del cinema, Claudio De Pasqualis, che sa che chiamo qui insieme agli ospiti di questa sera, Roberto Sbarigia, che è uno dei produttori dell'Arminuta, e Tommaso Burbuglini, che è l'aiuto regista, anche lui è Sabino, e quindi anche qui giochiamo in casa. Accomodatevi. Allora, sì, scusa Alessandra se ti interrompo, sei stata perfetta, però proprio su richiesta di Tommaso devo fare una piccola rettifica. Non è aiuto regista, ma assistente alla regia. Okay, perché, allora faccio... Per la precisione, ed è encomiabile questa cosa che Tommaso non si voglia ricoprire di un ruolo che non è il suo. Allora faccio ammenda, vi lascio spazio. Intanto che vi accomodate, la modalità è quella di un aperitivo di due chiacchiere. Questo è il secondo appuntamento dei tre che presenta qui a Rieti la rassegna Grande Cinema Italiano in corso a Poggio Mirteto. C'è qui con noi l'assessore alla cultura Cristina Rinaldi, che saluto e che ringrazio. A Poggio Mirteto è la 31esima edizione, si va avanti fino a sabato prossimo a Parco San Paolo, e questa sera gli facciamo un po' quasi il verso l'appendice. A loro, e ci fa molto l'appendice. Piacere, prego. Allora, grazie Alessandra, e allora mi viene da dire tutto quello che avreste voluto sapere sull'Arminuta e non avete mai osato chiedere. Adesso abbiamo qui persone che ce lo possono sicuramente svelare in tutti i particolari. Intanto vorrei ringraziare Roberto Sbarigia. Sbarigia è un cognome molto importante nella cinematografia italiana, in particolare in quella romana, però non è limitato a Roma, ma anche a livello internazionale, perché Roberto è figlio d'arte, perché tuo papà era un notissimo produttore, proprietario di una istituzione importantissima nel cinema italiano, che era la Fono Roma, che stava in una bellissima palazzina di Piazzale Flaminio, davanti alla casa del grande poeta Trilussa, proprio esattamente di fronte. Alcuni dicono che fosse proprio quella la casa, non so Roberto, forse tu ne sai molto molto di più. È aperto? Sì. Sì. No, la casa di Trilussa stava proprio dentro la Fono Roma, esatto, era il piano attico, e entrava, mentre l'ingresso della Fono Roma era da via Maria Adelaide, l'ingresso di Trilussa era da via Principessa Cristina. Sull'angolo è un posto che personalmente ho, di cui ho un ricordo molto molto emozionante, perché i miei primi passi nel doppiaggio sono stati proprio lì, perché quella era la casa del doppiaggio, del grande doppiaggio italiano, che vabbè, non vorrei aprire polemiche, ma insomma secondo me sta un po' scemando. Veniamo all'Arminuta. Roberto Sbarigia, poi Tommaso ci racconterà qualcosa, qualche aneddoto del set. Tommaso, come entri in questo progetto? Roberto, scusa. Entro in questo progetto perché un mio amico che aveva fatto il primo film di Giuseppe, che si chiama Pulce non c'è, mi chiamò in quanto Giuseppe aveva letto per primo questo libro di Donatella di Pietrantonio, che ancora doveva partecipare al premio Campiello, che poi ha vinto. E quindi Giuseppe mi ha fatto leggere questo libro e abbiamo tentato il colpo di comprare i diritti prima del Campiello, e poi fortunatamente il libro ha vinto il Campiello, è stato venduto in numerosissime copie, e da lì abbiamo cominciato a cercare di fare il film, perché per noi piccoli indipendenti non è una passeggiata di salute, nel senso che dobbiamo trovare finanziamenti un po' a destra e un po' a sinistra. Fortunatamente abbiamo scelto una sceneggiatrice molto brava, che anche se onestamente ha riconosciuto che è stato facile fare la sceneggiatura perché la base, cioè il libro, era scritto molto bene, e quindi è venuta fuori questa sceneggiatura che abbiamo presentato prima in Rai, che è stata subito entusiasta del progetto, e subito dopo al Ministero, dove il film è passato anche lì a pieni voti. Però diciamo che c'era una parte della copertura e mancava l'altra parte. Quindi all'epoca, vi parlo del 2019, perché il film abbiamo cominciato a girare nel 2020,
però nel 2018, per inizio 2019, visto che il film è ambientato in Abruzzo, siamo stati per la prima volta a Pescara per vedere se in Abruzzo, dove sembrava che stesse decollando la Film Commission, si poteva avere anche lì qualche finanziamento. Alla fine di tutto questo discorso ancora i soldi non bastavano e quindi ci siamo uniti con la Bayres, che aveva le, diciamo, burocraticamente era a posto per chiedere ulteriori finanziamenti alla Regione Lazio, cosa che poi è accaduta perché è subentrata anche una produzione svizzera. Quindi una volta coperto il film siamo tornati in Abruzzo. A Pescara c'è stata l'associazione di Flaiano, che è stata veramente portentosa, che ha creduto nel film e ci ha messo a disposizione il Media Teatro di Pescara, dove noi abbiamo dovuto fare la ricerca di queste due bambine che erano poi in effetti le protagoniste del film. Quindi abbiamo visto circa 3.000 bambine nell'arco di 6 settimane e da questa ricerca, poi ricerca che ho seguito nei fine settimana, e da questa ricerca poi Giuseppe Bonito, il regista, ha scelto l'Arminuta, Sofia Fiore, e Adriana, che è Carlotta De Leonardis. Poi praticamente sono venuti quasi naturalmente Fabrizio Ferracane e Vanessa Scalera. In Abruzzo abbiamo fatto anche, abbiamo avuto la fortuna di trovare insieme a queste due ragazze anche Andrea Fuorto, e quindi il cast si è completato. E da lì è cominciata la preparazione. L'Abruzzo aveva cambiato presidente della regione, la vecchia Film Commission, che stava per decollare, invece di decollare è atterrata, quindi 0 lire. La nuova Film Commission, per cose politiche di cui non vi voglio annoiare perché siamo già tutti abbastanza annoiati, non aveva praticamente soldi per finanziarci, ma nonostante questo, grazie all'associazione Flaiano, all'avvocato Tiboni che la presiede, abbiamo cominciato questo cast. Abbiamo voluto in ogni caso dare al film un'impronta abruzzese, e tant'è che le prime scene che vedrete sono in abruzzese abbastanza stretto. È una delle poche critiche che ho ricevuto, che i primi 5 minuti bisogna stare molto attenti a quello che dicono perché si capisce poco. Poi dopo però vi entrerà nell'orecchio questa caduta, questo ritmo di parlata, di recitazione, e quindi sarà per voi tutto chiaro. Poi insomma il film è abbastanza lineare, anche se poi bisogna dire che è un giallo, perché a questa bambina che arriva in questa casa ne succedono di tutti i colori, con la sorpresa finale. E quindi abbiamo cominciato questi sopralluoghi, abbiamo scocciato il sindaco di Monopoli, dove abbiamo fatto la maggior parte del film, perché gli interni della casa dell'Arminuta sono stati fatti tutti a Monopoli, una casa di Monopoli, alcune scene nei paesi vicino, a Fiano Romano, a Fara Sabina, qualcosa a Farfa, a Bocchignano, dove abbiamo fatto la scena del cimitero. Insomma, abbiamo rotto le scatole a Monopoli per un paio di mesi. Col Covid, devo dire, è stata una bella lotta, però siamo stati molto attenti, avevamo sempre un'ambulanza della Croce Rossa al seguito, tamponi ogni 3 giorni, e devo dire che siamo stati anche fortunati nella disgrazia, perché abbiamo avuto solo 2 persone che sono state dichiarate positive al tampone fatto sull'ambulanza, e dopo 3-4 giorni negative al tampone molecolare. Quindi col Covid ce la siamo cavata abbastanza bene. Siamo andati un po' lunghi con le riprese, perché il film avrebbe dovuto durare 5 settimane, invece è durato 6, perché con le bambine, nonostante fossero tutte e 2 bravissime,
ci vuole molta pazienza. C'hanno un orario... Poi credo che ci siano delle regole molto, molto sì, strette c'hanno, per c'hanno, quanto riguarda la, la, c'hanno un orario, gli orari di lavoro, vero? Molto limitato, sì. Poi qualche cosa l'abbiamo girata prima nelle vicinanze di Roma, dalle parti di Santa Marinella a Cerveteri. E poi vi dico anche una cosa abbastanza divertente, che quando vedrete le scene del mare, il film sarebbe stato ambientato in Abruzzo, quindi di spalle avremmo dovuto vedere il mare, mentre invece qui, avendolo girato a Santa Marinella, di spalle vediamo le case. Adesso... è un particolare che sfugge a molti, però se ci fate caso qualcuno ci ha pizzicato in questo errore di montaggio. Poi, insomma, il film è fatto anche in economia, abbiamo dovuto fare là, e questa cosa ci verrà perdonata. Non sì, è che, ma, che incide per, sulla non storia. Non per questo il valore del film, che non sia minore. Però insomma ci sono anche queste piccole cose che chi fa questo lavoro le nota subito, chi non lo fa... passa e va. Hitchcock diceva che chi riesce a vedere un piccolo difetto nella scena di un film evidentemente non è attento alla trama, quindi è... esatto. Io sono sicuro che non sarà questa l'occasione per non essere attenti ad un qualcosa che secondo me è molto molto appassionante, perché è una storia veramente incredibile. Volevo passare un attimo a Tommaso, che ci ha voluto precisare, a mio parere in maniera onorevole, di non essere aiuto regista ma assistente alla regia. Vuoi raccontare qual è la differenza? Ma gerarchicamente l'aiuto regia accompagna il regista, è la sua ombra. L'assistente invece è l'ombra dell'aiuto regia, forse questa è la differenza più grande. Diciamo che è un terzo grado, è un grado successivo all'aiuto regista. Senti, hai qualche aneddoto particolare che ti è capitato durante la lavorazione che vorresti raccontare, perché magari ti ha divertito oppure ti ha sorpreso in maniera positiva o negativa, non necessariamente positiva? Ce ne sarebbero tanti, sicuramente. Io sono entrato in corsa nel film e sei di Rieti. Io sono, in realtà io sono proprio delle zone in cui è stato girato il film, quindi diciamo che sicuramente la cosa più divertente per me era vedere gli spazi che avevo vissuto in adolescenza, durante l'infanzia, trasformati e irriconoscibili quasi. Quella era una delle grandi magie del cinema, sicuramente. Quindi questo sicuramente mi fa avere un legame affettivo col film che va anche oltre il prodotto. Era la tua prima esperienza? O no, venivo già da delle esperienze, e tant'è che ho saputo che si stava per girare questo film in Sabina, e sapevo anche che era il film sul libro di Donatella, di Pietrantonio, e sapevo che era un ottimo libro. Quindi poi sono riuscito ad entrare in contatto con Roberto e ho letto la sceneggiatura, che è meravigliosa, e sono salito a bordo di questa nave che sta andando ancora. Sì, perché poi c'è stato, è un po' come è andato un po' in evoluzione, no? Il film sta avendo una costanza. Io non ci avrei mai creduto che il film l'avessimo fatto tutti quanti col cuore, mettendocela veramente tutta quanta, facendo un blocco veramente valido. Però poi sono rimasto, e ancora oggi sono basito, nel senso che il film ha vinto il premio del pubblico al Festival di Roma, poi ha vinto un David di Donatello per la sceneggiatura non originale di Monica Zappelli e di Donatella di Pierantonio. Poi subito dopo ai Nastri d'Argento Vanessa Scalera ha avuto un premio speciale come miglior attrice protagonista. Di stamattina la notizia che mi ha chiamato la direzione dei Globi d'Oro della stampa estera,
che siamo in corsa per tre categorie, come miglior film, come per Sofia Fiore come giovane promessa, per Vanessa Scalera come attrice protagonista e da ultimo, ma non ultimo perché sono stati veramente carini con noi, a Pescara l'altra settimana ho ritirato il premio come miglior film dell'anno per il 2021. Quindi insomma è una cosa che fa enormemente piacere, mi riempie di soddisfazione, ma parlo sia a nome mio che a nome di tutti coloro che hanno dato veramente il fritto per fare questo film, dal primo all'ultimo, dal camionista, regista, a tutti, alle persone che ci hanno aiutato a Monopoli, diciamo è stato un premio per tutti quanti e di questo ne sono veramente orgoglioso. E poi Roberto c'è anche la soddisfazione, spero economica, perché il film sta andando discretamente, insomma nonostante arriverà. Il momento di crisi della sala. Sì, queste cose arrivano sempre, arrivano con tempi molto lunghi, nel senso che come in tutte le cose a pagare bisogna pagare subito, poi per ricevere bisogna aspettare un po'. Ma tu sei un produttore di esperienza, queste cose le sai, quindi sai sì, aspettare quindi i tempi giusti e quindi capire quando, sì, c'è, poi, quando sì, è da per carità contano anche quelli, accidenti se contano, però poi quando ricevi queste telefonate, questi complimenti, mi dicono ieri sera c'erano 30 persone, stasera c'è la piazza che è gremita. Quindi anche queste sono cose belle da ricordare. Certo, e tra l'altro ieri su un film di cassetta, perché è un film che ha incassato molto molto bene nelle sale, quindi il confronto, come vedi, è a vostro vantaggio in maniera esponenziale. Volevo, prima stavi parlando del cast, volevo aggiungere il nome del protagonista e sottolineare che forse è uno degli attori, in questo momento forse l'attore italiano più bravo che Fabrizio, sì. Ferracane. Fabrizio bravissimo e non capisco per quale motivo io sono andato ai David, non sono andato ai Nastri d'Argento, però so i film che hanno partecipato, ha fatto sia l'interpretazione nostra che quella di un altro film che si chiama Aria Ferma, che è un'altra ancora pazzesca, cioè non capisco per quale motivo a Fabrizio non sia stato dato un premio, perché lo avrebbe strameritato, lo vedrete anche stasera. È un ruolo un po' particolare perché non parla quasi mai, manesco come erano forse un po' troppo i genitori di quei tempi, ha fatto un'interpretazione bellissima. Fabrizio è un amico, un professionista serissimo ed è un bravissimo attore. Speriamo per il futuro che ricevano i premi che gli sono dovuti, secondo soddisfazioni me. Lavorative ne sta avendo tante, però si vive anche di soddisfazioni, certo, diciamo un pochino più superficiali, che sarebbero i premi, che i premi contano, non sono necessari, non sono essenziali, certo, però contano, danno gratificazione, la gratificazione, esatto, aiuta anche ad andare avanti nel proprio mestiere. Tommaso, tu sentivo prima che sei un performer, nel senso che fai anche spettacoli eccetera, ecco, trovarsi sul set con attori straordinari come Vanessa Scalera, questo lo dico io, ma insomma l'ho detto anche Roberto e credo sia oggettivo perché tutti la conosciamo, e Fabrizio Ferragana, hai notato la qualità, che cosa significa il talento quando si gira un film? Devo dire sì, assolutamente, più che doti attoriali, professionali che ci sono e sono lì ben salde, c'è anche una qualità umana. Che secondo me è peculiare di chi poi sa davvero che cosa sta facendo. E, sì, loro, Vanessa, Fabrizio, Andrea, anche giovane, ma Sofia, Carlotta, le bambine sono meravigliose. No, vedrete, queste bambine sono dei mostri, veramente di bravura. E poi bisogna anche dare un plauso a chi ha saputo sul set rendere, valorizzare queste grandi capacità al regista. Assolutamente sì, beh, Giuseppe ci sentiamo tutti i giorni, quindi forse è quello meno nominato, ma è il factotum di tutta quanta questa bellissima avventura, è lui che ha letto il libro per primo, è lui che me l'ha fatto comprare, è lui che ha diretto il film, ha diretto queste. Poi tra l'altro mi sono dimenticato dell'Aglietti che fa la madre adottiva, un grazie molto grande a Stefania Rodà che è la casting,
che è un ruolo molto importante per film come questi, perché bisogna trovare personaggi dal nulla, ed è grazie al lavoro suo di Giada, di un'altra ragazza di cui non mi ricordo il nome, l'età, e che sono state trovate queste due protagoniste principali. Adesso pensate che Carlotta sta facendo un film quasi come protagonista insieme a Claudio Bisio, quindi ragazze, quindi, baciate dalla fortuna e dalla bravura. E dalla bravura. Lo vedrete, sono uno spettacolo. Il trampolino di lancio dell'Arminuta per queste ragazze sarà sicuramente molto, molto, gli darà sicuramente un futuro molto radioso. Roberto, mi piacerebbe un giorno che tu raccontassi altre esperienze lavorative, perché prima si parlava di che cosa comporta l'arrivo di un set in piccoli centri. Mi viene da pensare quando Pietro Germi si presentò film, quando fece Serafino e arrivò in paesi che non avevano mai, non solo non avevano mai visto una truppa, ma però paragoni con Pietro Germi assolutamente no. Però vi posso dire che, come dice Giuseppe, gattonavo negli uffici di mio padre, eccetera, così di film ne ho visti partire tanti. I meno giovani si ricorderanno tutta la serie delle Angeliche, Papillon, si ricorderanno Tre uomini in fuga, Marcellino pane e vino, che fu un film che distribuì mio padre, La lunga notte del 43 di Florestano Mancini, insomma, Caporale di giornata con Nino Manfredi. Insomma, questi film li ho vissuti da molto piccolo, perché non è che ho 100 anni. Però ne ho sentito parlare molto, li ho visti fare, alcuni sono andato sul set e quindi questo mestiere è entrato nel sangue, pur cominciandolo dalle mansioni più basse e piano piano salendo tutti i gradini. E poi se ci regali questi film di qualità, noi ti ringraziamo. Allora, nella speranza di poter vedere un giorno Tommaso a raccontarci del suo film da regista, e nella speranza anche di avere Roberto che ci racconta quello che ci ha appena accennato, cioè delle esperienze del passato, io chiamo sul palco Alessandra. Eccoci. Sì, abbiamo anche stasera un piccolo omaggio per voi, magari t'aiuto, aspetta. Forse ce la posso fare. Da Valletto, grazie. Qui c'è una bellissima selezione di immagini della provincia di Rieti, così almeno se ha qualche altro film da girare, trova lì sicuramente quello che cerca, anche per te, anche se tu giochi in casa, però è sempre bello vedere sotto altri occhi i nostri posti meravigliosi, e quelle foto vi possono aiutare. Chiamo sul palco l'assessore Cristina Rinaldi, che ha un piccolo omaggio per voi, direttamente l'assessore del comune alla di Poggio Mirteto. Del Poggio Mirteto. Tra l'altro si parlava di aria ferma prima, e ieri è stato proprio in programma, stasera in programmazione a Poggio Mirteto. Ha un piccolo omaggio per voi direttamente da Poggio Mirteto, dalla rassegna Grande Cinema, ma qui a Largo San Giorgio. Ce la facciamo? Ecco, sì, ce la possiamo fare. Grazie, è stato un piacere ascoltarvi, anche perché questo appunto ci illumina diciamo cose che magari del cinema magari il grande pubblico non conosce, ma sentirle poi raccontare dalla viva voce dei protagonisti è sicuramente un piacere maggiore. Grazie. Grazie Roberto, grazie a Tommaso. Liberiamo subito il palco, così almeno. Ecco, appunto, così. Buona visione e ci vediamo domani. Domani sera la terza proiezione di Poggio Mirteto è Django e Django per cinefili, questo non ve lo potete perdere, perché è un'intervista a Quentin Tarantino che ci consente di parlare di western sia all'italiana sia con il grande attore americano. Buona serata e buona visione. Prego. Grazie a lei.